In diretta dalla piazza Savoia di Susa, vediamo questa bella abbazia dell'anno 1000 di stile lombardo-romanico e il Papa sta uscendo dalla sacrestia della cattedrale e sta per avvicinarsi sulla piazza, su questo altare costruito in modo del tutto particolare dai Valsusini, dall'architetto Ruffino di Susa. E il Papa sarà accompagnato dai 30 presuli venuti da diverse parti del mondo. Ci sono ovviamente tutti i 18 vescovi del Piemonte con il metropolita cardinale Saldarini. Nel corso della messa ci sarà la beatificazione di Monsignor Rosaz. Vediamo già sul fondo lo stendardo che successivamente sarà svelato. Insieme alla folla c'è in questa piazza tutte le autorità del Piemonte, col presidente della regione Brizio, per il governo il ministro Bodranco, esponenti della Camera e del Senato. Ecco, il corteo papale si sta muovendo, la folla saluta, sventola, i fazzoletti e le bandierine, tutta Susa oggi è particolarmente in festa, si calcola che siano giunti in questo centro oltre 20.000 persone, molte altre non hanno potuto accedervi perché la città è antica, è romanica e ha possibilità recettive limitate. Ecco il Papa, presieduto davanti a lui il cardinale segretario di Stato Sodano, il vescovo di Susa, Monsignor Bernardetto, il Papa benedice la folla e si avvicina verso l'altare della antica piazza Savoia, saluta la folla all'inizio, prima che cominciasse la nostra trasmissione, il Papa ha salutato uno per uno numerosi malati, numerosi handicappati che sono qui presenti sulla piazza ed è stato un incontro certamente suggestivo e commovente perché per ognuno ha avuto parole di fiducia, di speranza e di conforto. Il Papa nel pomeriggio avrà un incontro importante con i giovani della Valsusa nell'arena romana e nel tardo pomeriggio poi andrà sempre in elicottero, sempre sorvolando il Rocciomelone, all'antica abbazia della Sagra di San Michele, che è il punto di riferimento più importante della valle. E mentre il Santo Padre si avvicina all'altare, e pregherei il collega Benedetto Nardacci di avviare il commento liturgico di questa domenica. Il tema dominante delle tre letture di questa domenica quindicesima del tempo ordinario, per felice circostanza quest'oggi, come vi ha già detto Mario Berardi, il Papa proclamerà beato un vescovo, un successore degli Apostoli. Il tema dominante è quello della vocazione, quella della chiamata, vocazione di un profeta, vocazione dei dodici, vocazioni di tutto il popolo di Dio. E il tema della vocazione poi si concretizza nella missione, la missione del profeta Amos e la missione degli apostoli. La prima lettura ci presenta il profeta suscitato e inviato da Dio a denunciare le ingiustizie sociali, a condannare l'immoralità del regno di Israele. Egli predica che la religione autentica non consiste nel frequentare santuari, ma nell'incontrare Dio, nel conoscerlo, nel compiere la sua volontà. Uomo di Dio e suo portavoce, egli annuncia una parola che inquieta le coscienze. Dice Amos, infatti, non ero un profeta né figlio di profeta, ero un pastore, ero un contadino. Il Signore lo ha chiamato, ne ha fatto un suo inviato. Il Signore mi prese, dice Amos, il Signore mi disse, va, profetizza. E sottolinea con forza l'iniziativa di Dio. È Lui che lo suscita. A Lui appartiene, non a se stesso, né appartiene al popolo. Il profeta è per il popolo, a quale indirizza parole di giudizio e di consolazione, per il quale intercede perché si converta e viva. Perciò egli può parlare con tanta libertà e con umile fierezza, perché annuncia la parola di Dio e non una parola prezzolata o una parola interessata. Come Geremia fu sedotto
da Dio e Paolo afferrato dal Cristo, così Amos fu preso dal Signore. E avverrà così per tutti gli apostoli e i loro successori, così anche per Monsignor Edoardo Giuseppe Rosassa, l'apostolo dei poveri, che tra poco verrà beatificato. Nella sua prima lettera alla diocesi scriveva: «Il Signore mi ha posto come sentinella per la sua casa, non agirò dormendo né sonnecchiando, per amore di Sion allora non tacerò e per amore di Gerusalemme non mi darò pace». Questo era contenuto nella prima lettera alla diocesi di Susa, inviata da Monsignor Edoardo Giuseppe Rosazza. Gesù dunque chiama a sé quelli che vuole, li invia nel mondo a continuare la sua missione di salvezza. E ogni cristiano dunque, in forza dei sacramenti e dell'iniziazione, è colui che porta all'umanità il Vangelo, cioè la notizia che è il Cristo. Ecco, il Papa è sull'altare. L'altare è stato costruito con uno speciale valore simbolico. L'altare e tutto il palco sono stati formati con due elementi tipici della tradizione montanara: la pietra e il legno. La pietra perché gli scalpellini hanno lavorato la pietra, il legno perché ci hanno lavorato le falegnamerie. Sono state anche deposte stelle alpine raccolte su queste montagne. Ci sono anche dei fiori giunti in segno di amicizia dalla città di Sanremo. Sull'altare sono saliti i 30 vescovi concelebranti ed ora il Papa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Beatissimo Padre, con gioia intensa la saluto e le porgo il benvenuto in questa terra segusina, con l'augurio che è caratteristico del suo popolo: Dio ricompensi, Buc Sapuac. Ci commuove il pensiero che nella sua bontà ha voluto dedicare una giornata del tempo che trascorre in Valle d'Aosta per venire tra noi. Siamo certi che tornando questa sera porterà con sé il nostro entusiasmo e il desiderio di questa valle di Susa di camminare col passo montanaro del successore di Pietro, con la volontà di seguirlo con il calore del suo affetto. La ringrazio, Beatissimo Padre, per il duplice dono della celebrazione dell'Eucaristia, segno e fonte dell'unità della Chiesa, e per la beatificazione di Monsignor Edoardo Rosaz, nostro conterraneo. La gratitudine si estende all'eminentissimo Cardinal Sodano, segretario di Stato, al Cardinal Saldarini, nostro metropolita, ai confratelli dell'Episcopato piemontese e ai vescovi venuti dall'estero ad esprimere visibilmente l'universalità della Chiesa. Con essi sono grato a quanti hanno favorito, preparato questo evento storico e accelerato il cammino della causa di Monsignor Rosa. Beatissimo Padre, le presento questa chiesa che è in Susa, affidata 13 anni fa alla mia responsabilità, con tutti i sacerdoti qui presenti, fedeli, generosi ed insostituibili collaboratori nel mio ministero, i religiosi e le religiose, e tutto il popolo di Dio, a cominciare dai malati, dagli handicappati, dai cresimati, dai giovani, dagli anziani, che tutti insieme con le autorità le fanno corona. La Valle di Susa, che oggi è entusiasta di ospitarla,
è ancorata alla sua fede, alle sue tradizioni e alla sua storia. Abbarbicata com'è ai contrafforti delle montagne che la circondano, ha conosciuto nei secoli il passaggio di eserciti, di pellegrini. Era una via per Santiago di Compostela, di transfughi, che ora ed ora sta diventando una via di transito europeo ed è centro internazionale del turismo invernale, col rischio però di rimanere scomposta nella sua unità e ricordata purtroppo soltanto perché attraversata. Ha sperimentato fin dall'avvento dell'industria la tristezza dell'emigrazione per la povertà della montagna e proprio per questo ha saputo integrare le immigrazioni del Veneto e del Meridione fino ad ospitare in questi mesi 380 profughi dall'Albania. L'ultimo pontefice che ha attraversato questa piazza nel 1804 è stato Pio VII, che si recava a Notre-Dame di Parigi per incoronare Napoleone. Lei, Padre Santo, è qui per incoronare la nostra Chiesa di Susa. È questo il significato che vogliamo cogliere nella sua visita. Per il successore di Pietro non c'è discriminazione tra piccole e grandi diocesi. Per lei anche la più piccola è Chiesa. Conferisce oggi a Susa quella dignità riconosciuta dal Concilio e la conferma nell'unità alla Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Ed implicitamente incorona tutti i fedeli di Cristo quali protagonisti della nuova evangelizzazione. La profonda religiosità legata ai santi che hanno vissuto tra queste montagne, monaci come San Giusto e Sant'Eldrado, eremiti come Giovanni Vincenzo, scalatori come il beato Pier Giorgio Frassati, si radica nei principi conciliari ed alimenta molteplici iniziative di formazione alla fede, al servizio liturgico, alla condivisione caritativa e al dialogo ecumenico. Il dono della beatificazione di Monsignor Rosas è un ulteriore richiamo forte sulle labbra di Vostra Santità alla concretezza e al radicalismo del Vangelo, alla possibilità di viverlo nella testimonianza della carità di cui il nuovo beato è autentico e credibile modello. Ed ora questa gente buona, riservata e forte, semplice e tenace come le montagne che ci circondano come un anfiteatro, è qui con lei, Santità, con i pregi che non sa esaltare e i difetti che non è abituata a camuffare, ma col desiderio di ascoltare la sua parola di pastore universale, di operatore di pace, di guida sicura alle incertezze del mondo, di pellegrino del Vangelo. Dio ricompensi. Invochiamo su questa giornata, voluta dal Signore per il futuro della nostra storia, la protezione della Madonna del Rocciamelone, patrona della città e della valle e di tutti i nostri santi e beati. Siamo orgogliosi e trepidanti di poter pregare con lei e per lei. E lei, Santo Padre, preghi per questa nostra Chiesa, perché non sciupi la grazia di questo giorno e ci benedica veramente di tutto cuore. Dio ricompensi. Dio ricompensi è un'invocazione che manca particolarmente per la Il Vescovo di Susa, Monsignor Bernardetto, saluta il Papa dopo avergli inviato il messaggio augurale che abbiamo ascoltato. Abbiamo anche ascoltato la sua parola finale, Dio ricompensi, una parola particolarmente gradita in terra polacca.
Fratelli e sorelle carissimi, sono venuto con gioia a visitare la chiesa che è in Susa per pregare con tutti voi e per confermarvi in una fede viva, in una speranza forte, in una carità operosa, secondo il mandato ricevuto da Cristo. E sono lieto di iscrivere oggi all'albo dei Beati Monsignor Edoardo Giuseppe Rosas, figlio di questa terra, vescovo di questa valle. Il suo esempio e l'eroicità delle sue virtù suscitano in noi il desiderio di imitarlo nell'ascolto della parola, nella pratica della vita. Ricordando i monaci giusti et El Rado e il vescovo Giovanni Vincenzo, anch'essi espressione della santità di questa Chiesa, mi unisco a voi in rendimento di grazie al Padre per i benefici concessi alla vostra comunità ecclesiale, desiderosa di diventare sempre più Chiesa viva per la nuova evangelizzazione dei tempi, degli uomini del nostro tempo, affinché il nostro ringraziamento e la nostra supplica siano accetti a Dio, riconosciamo umilmente i nostri peccati e invochiamo con fiducia la sua misericordia. Potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ora il vescovo di Susa, Monsignor Bernardetto, chiederà al Papa la beatificazione del vescovo Edoardo Rosà. Beatissimo Padre, il Vescovo e la comunità ecclesiale diocesana di Valsusa, insieme con la congregazione delle suore francescane missionarie, domandano umilmente alla Santità Vostra di voler iscrivere nel numero dei Beati il venerabile servo di Dio Monsignor Edoardo Giuseppe Rosaz. Edoardo Giuseppe Rosaz nacque a Susa il 15 febbraio 1830, settimo degli 8 figli di Romualdo e Maria Giuseppa Dubras, oriundi di Termignon, nella vicina Morien. Compiuti gli studi ecclesiastici a Nizza Marittima, giovane canonico della nostra cattedrale di San Giusto, dedica le sue energie ai poveri
alla predicazione itinerante, alla formazione di gruppi e di associazioni religiosi e laicali, fino a raccogliere nel ritiro le ragazze povere ed abbandonate. Il ritiro non è un semplice orfanotrofio, ma una vera comunità in cui domina l'interesse al lavoro, all'identità femminile autonoma, all'inserimento nella società. Al servizio e per l'educazione delle giovani ospiti, il Rosazza sogna e dà inizio ad una famiglia francescana nello spirito e nelle opere di carità. L'Istituto delle Suore Terziarie di San Francesco di Susa. Nella sintesi dei carismi della Riforma piemontese, il canonico, divenuto nel frattempo anche rettore del convitto civico, cappellano del carcere e poi rettore del seminario vescovile, inserisce una caratteristica specifica che è il suo francescanesimo, vissuto nella sostanza e nella forma, povertà di prete e poi di vescovo questuante per i poveri, uso di mezzi poveri, vita semplice, ascetismo gioioso e predicazione popolare. Ordinato vescovo di questa diocesi il 14 febbraio 1878, continuerà ad essere un confessore. Tutte le mattine e le sere è a confessare in questa cattedrale. Un catechista, un padre per le povere figlie, tra le quali sa suscitare nuove vocazioni religiose e al servizio degli ultimi. La sua giovane congregazione avrà tutta un'impronta francescana, ed in più quella dedizione ai giovani che era di Valdocco e la cura degli infermi poveri che fu carisma del Cotolengo. Come il suo amico Don Bosco, Monsignor Rosazza è un uomo che intende la riforma cattolica a partire da una scelta evangelizzatrice ed educativa. Oggi diremmo che la sua è stata una scelta religiosa, 6 visite pastorali alla diocesi, sovente a piedi o a torso di nudo, 34 lettere pastorali, la fondazione di numerose associazioni laicali, fra cui l'Azione Cattolica e la Conferenza di San Vincenzo, e di nuove parrocchie, la pratica del pellegrinaggio come forma di ascesi, il risveglio liturgico fino a toccare i villaggi più sperduti sulla montagna, l'edificazione di nuove chiese, ed infine quel capolavoro che gli valse l'ammirazione di tutta Italia, la statua della Vergine del Rocciamelone, dona dei bambini. Fondò anche il nostro settimanale diocesano, curò l'editoria cattolica, favorì l'integrazione della sua piccola diocesi in un contesto ecclesiale più ampio. Predica a Milano, invitato dall'amico Cardinal Ferrari. Arriva in tutti i centri del Piemonte, conserva un'antica amicizia con i certosini della grande Chartreuse e il pellegrino povero della Salette e numerosi altri santuari mariani. Il suo ministero episcopale si svolge parallelamente con il pontificato di Leone XIII. Muore il 3 maggio 1903, pochi mesi prima del grande pontefice. Era stato eletto vescovo quando mancava poco all'elezione del Papa della Rerum Novarum. Ne è dunque un fedele interprete anche in rapporto a quel francescanesimo che Leone XIII rivalutò nello stile della nuova evangelizzazione. La giovane congregazione, nelle sue intenzioni, nel programma reale che tutt'oggi resiste e si amplifica, aveva come finalità la preferenza dei poveri. Per questo Monsignor Rosa si colloca anche all'avanguardia nel rapporto fra le chiese locali europee e le terre di missione. Ospitò infatti qui a Susa 2 negrette ammalate che curò con sommo affetto e in comunione con quel suo grande amico che era il Cardinal Massaia. Oggi le sue suore sono in Libia e in Brasile, oltre che in Europa, accanto agli emarginati e agli operai dei cantieri più difficili. L'originalità della sua esperienza è evidente. Monsignor Rosas è stato un asceta e un mistico francescano nelle vesti di vescovo, un educatore
e un direttore di spirito, pur governando una diocesi, un catechista ed un predicatore incisivo, pur vivendo in una piccola circoscrizione schiacciata contro le montagne. La nostra Chiesa locale lo ricorda e lo ama come un prete e un vescovo profondamente innamorato di Cristo e totalmente dedito alla salvezza integrale dell'uomo. Con la grazia di Dio si propone e vuole seguirne le orme ed imitarne gli esempi per essere sempre di più nel territorio segno luminoso di Cristo Salvatore. Noi, accogliendo il desiderio del nostro fratello Vittorio Bernardetto, vescovo di Susa, di molti altri fratelli nell'Episcopato, di molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la nostra autorità apostolica concediamo che il servo di Dio, Edoardo Giuseppe Rosaz, d'ora in poi sia chiamato beato e che ogni anno si possa celebrare la sua festa nei luoghi e secondo le norme stabilite dal diritto, il 3 maggio, giorno della sua nascita al cielo. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Ed ecco, a Susa, come in una piccola San Pietro, ora si scoprirà l'immagine del nuovo beato, il vescovo di Susa, Monsignor Edoardo Rosaz. Ecco, vediamo nelle immagini il nuovo beato, che è stato un vescovo molto importante in questa città nella parte finale dell'Ottocento, distinguendosi per l'atteggiamento preferenziale verso i poveri, in qualche modo un anticipatore del Concilio Vaticano II, è stato figlio prediletto di Don Bosco e ha fatto a Susa una piccola Valdocco e anche, con le attività verso i più emarginati, un piccolo Cottolengo, e ha fondato, come abbiamo sentito, le suore terziarie francescane di Susa, presenti oggi in diverse parti del mondo, dall'Africa all'America Latina. Sull'altare, tra i vescovi presenti, abbiamo notato anche il vescovo di Acerra, Monsignor Rivoldi Rosminiano, che oggi pomeriggio accoglierà alla Sacra di San Michele il Papa, ma c'è anche il delegato apostolico in Libia, i vescovi di Chambéry, il vescovo ausiliare di Ginevra, cioè di tutte le città in cui queste suore sono presenti. Beatissimo Padre, a nome mio personale, della Conferenza Episcopale Piemontese, del clero e di tutto il popolo di Dio che è in Valsusa, a nome della Congregazione delle Suore Francescane Missionarie, ringrazio di tutto cuore Vostra Santità per essere voluto venire fino a noi ed aver oggi proclamato beato Monsignor Edoardo Giuseppe Rosaz, che ha dato la sua vita per l'educazione dei poveri e la diffusione del Vangelo in questa nostra terra, che il suo esempio e la sua intercessione ci aiutino a servire i nostri fratelli e a cantare con la vita la gloria di Dio. Ecco, abbiamo sentito il ringraziamento del vescovo di Susa Bernardetto verso il Papa per questa beatificazione di Monsignor Rosaz, ed ora il vescovo abbraccia nuovamente il Santo Padre.
l'investitura riprende la solenne concelebrazione eucaristica. Benedetto Nardacci per il commento liturgico. L'assemblea si alternerà con i cantori per intonare il Gloria compiuto il rito della beatificazione. Quindi dopo l'orazione colletta inizierà la liturgia della parola. È stato beatificato un vescovo, un successore degli apostoli. Ebbene, nel brano evangelico che ascolteremo, abbiamo sentito ora il Gloria che continuerà fino all'orazione colletta del Santo Padre. Nel Vangelo ascolteremo la vocazione dei dodici. Quando, dice il Vangelo, Gesù chiamò i dodici e incominciò a mandarli nel mondo. Preghiamo. Guarda, Signore, la Chiesa segusina che il beato vescovo Edoardo Giuseppe edificò con la parola di verità e con il sacramento della vita. Tu che ci hai dato con il suo ministero un segno del tuo amore, per sua intercessione comunica a noi il fervore della carità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Alcuni esponenti della comunità valsusina leggeranno i testi evangelici.
dal libro del profeta Amos. In quei giorni il sacerdote di Betel Amasia disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritirati verso il paese di Giuda. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno». Amos rispose ad Amasia: «Non ero profeta né figlio di profeta, ero un pastore e raccoglitore di sicomori. Il Signore mi prese di dietro al bestiame e il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele». Parola di Dio. Mostraci, o Dio, il volto del tuo amore. Mostraci, o Dio, il volto del tuo amore. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra. Mostraci, o Dio, il volto del tuo amore. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Mostraci, o Dio, il volto del tuo quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Mostraci, o Dio, il volto del tuo amore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale dei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. E questo allode e gloria della Sua grazia che ci ha dato nel Suo Figlio diletto, nel quale abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero della Sua volontà, secondo quanto nella Sua benevolenza aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Il disegno, cioè, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di Colui che tutto opera efficacemente conforme alla Sua volontà, perché noi fossimo all'ode della Sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo.
In Lui anche noi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, ed aver in esso creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato, a lode della sua gloria. Parola di Dio. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò i dodici ed incominciò a mandarli a due e diede loro il potere sugli spiriti immondi e ordinò loro che oltre al bastone non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa, ma calzati solo i sandali non indossassero due tuniche. E diceva loro: entrate in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene scuotete la polvere di sotto i vostri piedi, a testimonianza per loro. E partiti, predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Ecco, il Papa sta per tenere un'attesa omelia alle 20.000 persone convenute a Susa, a tutti noi che lo ascoltiamo in diretta. E intanto vorrei ricordare una cosa molto particolare. Sul Rocciamelone stamattina sono andati molti alpini, lo hanno salutato mentre con l'elicottero è passato su questo monte. Su questo monte dove il Vescovo appena beatificato ha fatto nel 1899 installare una statua della Madonna. Ecco l'omelia del Papa.
Sia lodato Gesù Cristo. Dio, Padre del Signore nostro, Gesù Cristo, ci ha scelti per essere santi. Fratelli e sorelle carissimi, con queste parole dell'odierna liturgia, tratte dalla lettera agli Efesini, saluto tutti voi che oggi siete qui radunati per partecipare alla beatificazione di Monsignor Edoardo Giuseppe Rosas, figlio della vostra terra e vescovo della diocesi di Susa. Nella prima lettera pastorale salutava così la comunità diocesana che la provvidenza divina gli aveva affidato. Nel nome del Signore vengo a voi, abbraccio come sposa la Chiesa Segusina, che fin dagli anni della mia giovinezza ho seguito con venerazione e con amore. Ed aggiungeva, sono qui in mezzo a voi. Ricevetemi, vi prego, con animo benevolo. Farmi tutto a tutti, guadagnare tutti a Cristo, questo è il mio impegno, questo è il mio desiderio. Prima lettera pastorale alla diocesi, 1878. Nel nome e nel ricordo di questo eminente servitore del Vangelo, che ha vissuto in profondità quanto Paolo annunziava agli Efesini, sono lieto di porgere il mio saluto a ciascuno di voi, in particolare a Monsignor Vittorio Bernardetto, vescovo della vostra diocesi, Monsignor Giuseppe Garneri, vostro pastore emerito, al Cardinale Angelo Sodano, il mio segretario di Stato, al Cardinale Giovanni Saldarini, Arcivescovo di Torino, ai presuli del Piemonte e all'Arcivescovo di Chambéry, Monsignor Claude Feit, venuto qui con alcuni sacerdoti ed un gruppo di pellegrini di Termignon, Morienne, paese di origine dei genitori di Monsignor Rosas. Saluto anche i vescovi giunti per tale occasione dalla Svizzera, dalla Libia e dal Brasile. Luoghi dove operano le suore francescane missionarie di Susa, figlie spirituali del Novero Beato. Saluto cordialmente il rappresentante del governo italiano, onorevole Guido Bodratto. Rivolgo un deferente pensiero alle autorità amministrative, politiche e militari presenti e ai numerosi pellegrini qui convenuti. Penso con affetto agli ammalati e a quanti non hanno potuto prendere parte di persona all'odierna celebrazione, che vede spiritualmente riunita l'intera diocesi. Il clero, i religiosi e le religiose,
laici consacrati e di responsabili delle associazioni e dei movimenti apostolici e coloro che in modi diversi si prodigano per la causa del Vangelo. A tutti vorrei far giungere la mia ammirazione per l'impegno personale e comunitario profuso al servizio di Cristo ed il vivo incoraggiamento a ben continuare l'opera intrapresa con pazienza ed ardore. Percorrete tutti, carissimi fratelli e sorelle, lo stesso cammino segnato dal Beato Rosario, che oggi la Chiesa addita come modello da imitare e celeste protettore da invocare. La vostra diocesi, situata ai piedi delle Alpi, vi permette di contemplare la maestosità delle montagne che nel loro secolare silenzio esprimono il mistero di Dio ed invitano a guardare in alto, sursum corda, in alto i cuori. Esse ci aiutano ad elevare lo spirito verso i cieli di cui parla la lettera agli Efesini. Veramente, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro, Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo. In Cristo. In Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto. Siamo tutti chiamati alla santità. L'Apostolo Paolo ci invita a vivere nella più diligente fedeltà al mandato che Dio ci ha affidato. Si tratta certo di una missione difficile, ma fondamentale per la nostra esistenza, per la vita della Chiesa, segno di salvezza per l'intera umanità. Quanto opportunamente si addice alla testimonianza di Edoardo Giuseppe Rosazzi, questa pagina biblica. Egli si sentì un chiamato, si sentì un evangelizzatore, un apostolo di Dio, che amore. Avvertì come sua missione quella di cooperare al piano divino, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra, e ciò attraverso l'obbedienza filiale alla divina volontà e all'amore del prossimo. Rispose alle attese dei fratelli, soprattutto dei poveri, con la carità del cuore di Cristo, senza retorica, in modo concreto, pagando di persona. Per seguire il Signore si fece pellegrino, questuante con lo spirito del sacerdote e del vescovo, umile, gioioso e fiducioso nella provvidenza. E da questo spirito francescano nello stile e segusino nella semplicità montanana volle improntare la congregazione delle suore terziarie che rifondò perché nei ritiri
nelle case di riposo e dovunque fosse necessario, evangelizzassero col linguaggio della carità. Carità, che non è solo elemosina, non è solo assistenza episodica, ma anche e soprattutto accoglienza e servizio. Carità che è vedere Gesù nel prossimo e sentirlo fratello. Carità che è proclamare in modo concreto il Vangelo della salvezza. Guai a me se non evangelizzassi. La Chiesa sente imperioso, come ho scritto nell'enciclica Redemptoris Missio, il dovere di ripetere questo grido di Paolo, che nella vita di Monsignor Rosas diviene esempio trascinante. È urgente oggi una nuova evangelizzazione, non riservata ad alcuni specialisti, ma all'intero popolo di Dio. E perciò impegno vostro, fratelli e sorelle carissimi, della comunità cristiana di Susa, rendere presente ed operante l'energia rinnovatrice del Vangelo in questa vostra valle. Prendetene coscienza e fidatevi di Cristo. Non cedete alla tentazione del conformismo o dell'abbattimento. Non ripiegatevi su voi stessi. Siate piuttosto aperti ed attenti ai segni dei tempi di questa nostra epoca. Ravvivata a tal fine un'ardente coscienza del vostro essere Chiesa, che vi renda capaci di incarnare il messaggio della salvezza nel vostro territorio. La storia di Val Susa è impregnata di cristianesimo, dal monastero di Novalesa alla Sacra di San Michele, alla Cattedrale di San Giusto. Il messaggio evangelico si è come intracciato con le tradizioni, gli usi, le consuetudini della vostra gente e ha dato vita ad una ricca tradizione spirituale che va continuata, anzi rinnovata, con ardore missionario. E a ciascuno di voi che ha affidato tale compito, quasi si trattasse di una nuova implantazione evangelica che richiede una catechesi degli adulti approfondita e capillare, una genuina testimonianza in ogni ambito della società. La verità di Cristo va annunciata e vissuta come verità congiunta all'amore. Gesù allora chiamò i dodici incominciò a mandarlo. Ecco la missione affidata da Cristo ai discepoli e che si perpetua nel tempo. Questo mandato apostolico continua oggi nella Chiesa, perché il messaggio della salvezza deve giungere ad ogni uomo. Esso è per l'uomo, ma come può avvenire ciò
se scarseggiano gli operatori del Vangelo. C'è bisogno di apostoli che vadano fra la gente senza bisaccia, né denaro, né la borsa, ma calzati solo di sandali e con una tunica sola, poveri e umili, ma ricchi della grazia divina. Racconta l'Evangelista che gli apostoli predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Il loro pellegrinaggio apostolico era accompagnato da segni prodigiosi, perché la potenza di Dio li sorreggeva e spargeva in abbondanza sui loro passi i frutti della sua misericordia. I demoni fuggivano, gli ammalati guarivano, i morti resuscitavano. Fratelli e sorelle carissimi, sono qui fra voi per confermarvi nell'universale compito missionario affidatoci dal padrone della messe, abitandovi, aditandovi come esempio a cui ispirarsi il novello beato, il vostro beato. I santi e i beati mostrano alla Chiesa sulla terra il legame che la congiunge al mistero della comunione dei santi. Nello stesso tempo indicano la via alla santità, alla quale tutti siamo chiamati. Il cristiano deve percorrere questa strada. Egli sa che non può appesantirsi di beni superflui, ma che deve andare all'essenziale, come il vostro beato, il quale si liberò di ogni terreno fardello non indispensabile al cammino della perfezione, imitando gli scalatori delle vostre montagne. Quando ad esempio salgono su Rocciamerone, sul Tabor, sull'Orsiera, le vette, voi lo sapete bene, vanno scalate, scarpinando prima sugli speroni rocciosi, ed è su quelle balze che si misura lo sforzo e il fiato, la capacità di salire. Molti si arrestano e ritornano sui loro passi. Per raggiungere le cime della santità occorre passare nei contrafforti della carità, rischiando, faticando, non arrendendosi dinanzi alle difficoltà. Ben sottolinea questo programma di vita spirituale lo stemma della vostra città: in flammis probatur amor. E poi Dio ricompensi, che il vostro vescovo ha citato, anche il polacco, io lo vedo scritto là. Molto usato nella mia lingua natale questo Pugzapuac,
Dio ricompensi. Per non cedere alla fatica c'è solo un segreto: restare totalmente aperti all'ordine di Dio, perché il Padre del Signore nostro Gesù Cristo possa illuminare gli occhi della nostra mente per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Dalla lettera agli Efesini attingiamo anche questa chiamata. Ecco, sta davanti a noi l'uomo, il nostro nuovo beato, Edoardo Giuseppe, il cui cuore il Padre del nostro Signore Gesù ha illuminato con la sua luce. Egli, a questa luce divina, si è aperto pienamente. Ha fatto tutto perché questa luce salvifica lo penetrasse e trasformasse interiormente. Grazie a ciò camminò, guidato dalla speranza di questa chiamata, diventata caparra della nostra eredità in Cristo Gesù. Beato Edoardo Giuseppe è stato l'uomo di questa speranza, soprannaturale che non delude. Guardando alla sua vita, anche noi comprendiamo sempre di più che cosa è la speranza. La speranza della nostra chiamata. Lo comprendiamo. E seguiamo questa chiamata come la luce, come la guida che indica ai pellegrini la strada che porta alla metà e conduce alla nostra eredità in Dio. Alla nostra eredità in Dio. Amen. Ecco, la folle applaude il Papa dopo la sua omelia incentrata sul significato evangelico dell'opera di Monsignor Rosà, un vescovo che si inserisce nel cattolicesimo sociale dell'Ottocento con il Cottolengo, il Canfasso, Don Bosco, il Murialdo, una nuova figura prestigiosa del clero subalpino dell'Ottocento, aperto ai problemi dei ceti più disagiati. Per questo è stato ora chiamato il vescovo dei poveri. Davanti al successore di Pietro, insieme con lui, rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo, Signore, amen. Credo in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Credo, Signore. Amen. Fratelli e sorelle, acclamando la santità di Monsignor Rosas, abbiamo riconosciuto le meraviglie che Dio ha operato nel suo cuore. Domandiamo ora al Signore, per intercessione del nuovo Beato, di saperlo amare in tutto e soprattutto, per poter rispondere alla sua chiamata nella gioia e riconoscere la sua presenza nei nostri fratelli. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per il Santo Padre Giovanni Paolo II, che visita oggi la nostra comunità ecclesiale diocesana, per benedirla e incoraggiarla nel suo cammino, perché il Signore lo sostenga, lo consoli e lo conservi nell'opera instancabile della nuova evangelizzazione, e allieti il suo cuore con il frutto di messi abbondanti. Preghiamo. Per il Vescovo Vittorio, i presbiteri e i diaconi della Chiesa che è in Valsusa, perché sappiano accogliere e vivere il dono dello Spirito Santo che li chiama ad essere uno in Cristo, servi nella comunione, testimoni nella fede. Preghiamo. Per coloro che ci governano e per tutti i responsabili della cosa pubblica, perché si sentono responsabili per il bene e la pace nel mondo e, nella piena coscienza del proprio servizio, sappiano guidare la vita civile su sentieri di giustizia, di libertà, di concordia e di progresso, preghiamo. Per le suore, figlie di Monsignor Rosas, perché docili alle aspirazioni dello Spirito Santo e fedeli al progetto apostolico del Fondatore, siano testimonianza luminosa del Vangelo e continuino a camminare come madri e sorelle a fianco di quanti soffrono nel corpo e nello spirito, rendendo visibile a tutti la carità del cuore di Cristo. Preghiamo. Per le famiglie cristiane, costituite chiese domestiche dalla grazia sacramentale, perché alla legge dell'amore sappiano ispirare i rapporti tra i membri e siano autentica scuola di umanità e di crescita nella fede, palestra di virtù, luogo di accoglienza e promozione di vita. Preghiamo. Per tutti noi qui convocati dalla forza rinnovatrice del Vangelo, perché il Signore ci aiuti, sull'esempio del Beato Edoardo Giuseppe Rosas,
a portare il suo amore ai fratelli, specialmente a coloro che si trovano nel pericolo e nella necessità, e a lavorare attivamente a diffondere il suo regno tra gli uomini di ogni razza e nazionalità, preghiamo. Rinnova, o Padre, in questa tua Chiesa che è in Susa, il coraggio dell'umile ascolto, la fede operosa nella parola del Cristo, l'accoglienza gioiosa dello Spirito Santo, perché per l'intercessione di Maria, Vergine Madre, del Beato Vescovo Edoardo Giuseppe Rosato, diventi ogni giorno di più trasparenza del tuo Figlio per l'evangelizzazione e il servizio degli uomini del nostro tempo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso vengono presentati al Papa i doni che serviranno per la celebrazione dell'Eucaristia e per opere di carità. Altri doni sono i simboli del lavoro agricolo, industriale, artigianale della nostra valle. Thank you.
entrati nella liturgia eucaristica, avete visto come il Santo Padre riesca a questo dono di personalizzare ogni incontro anche nell'ambito di un'azione liturgica, così come fa anche nelle udienze generali, così come fa quando incontra la gente, personalizza al massimo questi incontri che ci sono delle frasi, ci sono anche delle domande da parte del Santo Padre, il quale così entra realmente nel contesto dove si reca. Santo Padre, al termine della processione offertoriale, al termine dell'offerta dei doni, incenserà ancora l'altare prima di recitare la preghiera sulle offerte. Abbiamo sentito proclamare nel Vangelo di oggi come Gesù chiamasse i dodici e come incominciasse a mandarli. Fino ad allora i discepoli avevano solo ascoltato. Ora cominciano ad essere annunciatori e non soltanto uditori della parola, erano stati fino ad allora discepoli. Dapprima vengono inviati ai villaggi dei dintorni, così ci dice il Vangelo. Dopo la resurrezione saranno inviati fino ai confini della terra. Andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura. Sappiamo tutti come lo Spirito Santo scese su di loro nel giorno della Pentecoste. La loro missione è la proiezione della missione del Maestro. È Lui che prende l'iniziativa di chiamarli, che li invia, partecipando loro il suo compito e comunicando loro i suoi poteri. E il Maestro vuole che l'annuncio venga fatto con povertà di mezzi, perché sia chiaro a tutti che la potenza sta nel Vangelo e non nei mezzi impiegati. Chiede ai suoi di non riporre la loro fiducia nei progetti, nelle strategie umane, ma nella potenza della parola di Dio, che è parola viva, parola efficace. Essa infatti reca in sé un potenziale di salvezza che a nessuno è lecito dimenticare o sottovalutare. È potenza di Dio per la salvezza, non è solo verità, è forza. Non indica soltanto modelli di azioni, ma fa agire, non si limita ad insegnare, ma opera ed opera in ciascuno. Perché Dio, quando parla, si dona e comunica la sua vita. L'apostolo dunque attinge forza non dalle risorse umane, ma dalla fede nella parola e dall'obbedienza alla missione. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te.
uno degli inviati, uno degli scelti, indubbiamente è stato il nuovo beato di oggi, il vescovo Rosaz. E rileggendo le prediche o i semplici biglietti che il beato Rosaz scriveva per la diocesi o per la congregazione di suore da lui fondata, il leitmotiv è l'abbandono nella provvidenza. Le mie opere, quando sarò morto, prospereranno assai di più che durante la mia vita. E le risorse umane sono nulla, prive della grazia del Creatore. La povertà, la semplicità, la carità, il fiducioso abbandono sono le credenziali dell'evangelizzatore, segni di libertà e di disponibilità, ma disponibilità senza limiti, ma sono anche dimostrazioni di coerenza sulla scorta di una fede autentica. Perciò la liturgia fa chiedere per tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli i nostri doni, o Padre, in questo memoriale dell'infinito amore del tuo Figlio, e per intercessione del beato vescovo Edoardo Giuseppe, confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Diamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, nostro Signore. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria, il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di beato Edoardo Giuseppe ci offri un esempio, nell'intercessione un aiuto, nella comunione di grazia un vincolo di amore fraterno. Confortati dalla sua testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria. Per questo, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Thank you.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorta, ascesa al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Beato Edoardo Giuseppe Rosa e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dono a Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Giovanni Paolo, il Vescovo di questa Chiesa Vittorio,
il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo, tuo il regno, tua la bandiera, gloria a noi. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un segno di pace. Recogli i peccati
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, di soltanto una parola io sarò salvato. Corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Santo Padre, ora si comunicano tutti i concelebranti sotto le due specie, ovviamente, mentre decine di sacerdoti ci sono sparsi nei vari settori dove vengono ospitate queste migliaia di persone in piazza Savoia per portare loro la comunione. E così, tanto di comunione, il Santo Padre, dopo essersi comunicato, distribuirà la comunione ai ministranti. Dopodiché distribuirà personalmente la comunione a un centinaio di persone. La lettera di Paolo agli Efesini, che abbiamo ascoltato durante la liturgia della parola, contiene un inno di eccezionale densità, che è entrato fra i salmi di lode che i sacerdoti elevano quotidianamente a Dio a nome della Chiesa. Il tema dell'inno è la storia della salvezza. E al centro, in un certo senso, c'è l'uomo intero, in corpo e in spirito, colto nel suo bisogno di salvezza totale, presente e futura. Abbiamo sentito: sia benedetto il Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha benedetti nei cieli, in Cristo, con ogni benedizione. Mentre il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti distribuiscono la comunione alla folla che gremisce la piazza, che è qui da due ore, la giornata è bella, c'è il sole ma c'è anche un certo vento, ecco, mentre il Papa distribuisce la comunione, credo che potremmo tornare per qualche attimo al personaggio che è al centro di questa grande funzione, il Vescovo Valsusino dell'Ottocento, Monsignor Rosaz. Abbiamo sentito il suo ricordo dal Papa e dal Vescovo Bernardetto. La redazione di Torino ha preparato una scheda di Franco Caresio che prego il regista di mandare in onda. Quella di Monsignor Edoardo Rosaz è un'altra figura che si aggiunge alla schiera dei santi sociali torinesi e piemontesi della seconda metà del secolo scorso. Così è già stato definito il vescovo di Susa, ora beatificato da Giovanni Paolo II. Nato nel piccolo centro montano il 15 febbraio 1830, settimo di otto figli, alterna ad un'infanzia segnata dalla malferma salute un'indomita volontà di proseguire gli studi. Nel 1854 inizia il ministero sacerdotale. Si svolgerà tutto a Susa, la sua città, secondo regole sconvolgenti per la mentalità di allora. Nel 1856 inizia l'opera del ritiro per l'accoglienza delle ragazze senza famiglia, a cui offrire una formazione professionale che le allontanasse dallo sfruttamento e dalla strada. Le prime giovani furono accolte da una vedova e dalle sue quattro figlie. Solo in seguito Don Edoardo Rosaz sostituirà alle ragazze le suore, fondando anche una congregazione religiosa, le Terziarie Francescane. Nel 1878, il 24 febbraio, viene nominato vescovo di Susa. Fu Don Giovanni Bosco a suggerire a Papa Pio IX quella consacrazione episcopale e Monsignor Rosaz visse fino in fondo la difficile condizione dell'essere vescovo nel pieno della questione romana. Prese effettivo possesso della sede vescovile solo nel gennaio del 1879, condividendo tutti i temi che opponevano Stato italiano e Santa Sede dopo l'unità. Come vescovo sostiene le attività caritative, moltiplica le iniziative legate alla devozione popolare, promuove la costruzione della statua dedicata alla Madonna sulla cima del Rocciamelone. La statua è proprietà di tutti i bambini d'Italia, più esattamente di quei 130.000 che mandarono centesimi e lire dei loro risparmi per pagare la costruzione del monumento, 800 chili, 4 metri d'altezza, da collocare alla Porta delle Alpi. La dedica sulla statua porta la firma di Papa Leone XIII. Dietro l'operazione c'è il Vescovo di Susa.
Monsignor Rosaz spira il 3 maggio 1903 all'età di 73 anni. Negli ultimi tempi ebbe ancora l'idea di fondare un giornale, il Rocciamelone, oggi la Valsusa, e di guidare la famiglia religiosa nel servizio ai più emarginati. Ecco, abbiamo ascoltato questa scheda su Monsignor Rosaz del collega Giuseppe Novero della nostra redazione di Torino, ed ora con le immagini del regista Attilio Monge siamo tornati all'altare con il Papa che distribuisce ai fedeli la comunione. C'è molta gente, lo ribadiamo, e molti non hanno potuto accedere a Piazza Savoia, a questa antica piazza romana. Questa valle è una valle molto importante dal punto di vista storico, è stato al centro di uno scenario di grande rilievo. Potremmo solo citare alcuni dei personaggi che sono scesi dai valichi vicini del Moncenisio e del Monginevro, da Annibale a Giulio Cesare a Pipino il Breve, Carlo Magno, i papi Pio VI, Pio VII, Napoleone. Un nodo centrale, per questo Susa è stata chiamata sin dal IV secolo nell'era costantiniana la chiave d'Italia, un punto focale di collegamento fra l'Italia e l'Europa, un punto sempre più importante perché sta per essere costruita l'autostrada del Frejus. Avremo prossimamente, nell'arco di un decennio si spera, il TGV che da Torino a Lione congiungerà Parigi sino a Londra. Quindi un punto europeo di grande rilievo, una città che respira questo spirito dell'umanismo cristiano di cui spesso il Papa Wojtyła ha parlato, di questa Europa unita dall'Atlantico agli Urali nel segno dell'antica tradizione cristiana, portata qui in modo particolare dalle antiche abbazie benedettine. Abbiamo visto in precedenza la storica abbazia della Novalesa che risale al VII secolo d.C., un'abbazia molto devastata nel IX secolo dall'invasione dei Saracini e poi faticosamente ricostruita, ma tutta la vallata sente il respiro religioso attraverso le abbazie. Più tardi, nel pomeriggio, dopo l'incontro nell'arena romana con 3.000 giovani della Valle di Susa, 3.000 perché l'arena non ne tiene di più, il Papa concluderà questa sua splendida giornata baciata dal sole al Monte Pincheriano, dove c'è questa millenaria abbazia della Sacra di San Michele. La redazione di Torino ha preparato un'altra scheda per far conoscere in tutta Italia questo prezioso documento ancora del collega Caresio. Se il regista Attilio Monge lo può mandare in onda, credo meriti questo ritratto dell'abbazia. La famosa incisione del Theatrum Sabaudi, realizzata nel 600, accentua in forma scenografica la vertiginosa collocazione dell'abbazia benedettina di San Michele della Chiusa, più nota come Sacra di San Michele. Ma questo straordinario monumento, dalle suggestioni incredibili, ha realmente una collocazione da nido d'aquila, costruito sulla vetta aguzza del monte Pietiriano, a poco meno di 1000 metri di altitudine, quasi a strapiombo sulla sottostante vallata. Un'opera arditissima di ingegneria e architettura, possente nelle mura di pietre squadrate, a chiudere e quasi a prolungare verso l'alto la vetta della montagna. Monumento straordinario di architettura e di arte, ma prima di tutto e soprattutto fondazione monastica, dove la vita religiosa non si è mai completamente interrotta ed è anzi ripresa vivace nell'ultimo secolo e mezzo, grazie alla presenza di padri rosminiani, qui chiamati da re Carlo Alberto, dopo la soppressione degli ordini religiosi. L'abbazia benedettina di San Michele della Chiusa venne fondata sul finire del X secolo da un nobile dell'Alvernia. Il monte Pietiriano e la sua fondazione monastica venivano a trovarsi in un punto importantissimo dell'itinerario dei pellegrini. Nell'arco di meno di 2 secoli, il nucleo centrale dello straordinario monumento poteva considerarsi concluso, in linee tra il romanico e qualche cenno già al gotico. La mancanza di spazio, la Sacra di San Michele è forse l'unica abbazia benedettina priva di chiostro, portò a sviluppare in verticale le strutture sino a porre in cima alla sommità delle possenti strutture la chiesa abbaziale. Lo spazio necessario per la chiesa si ottenne con un'opera di architettura straordinaria.
L'edificio sacro è infatti sostenuto da un pilastro in pietra alto quasi 19 metri, attorno al quale si sviluppa il suggestivo e rabbrividente, rapidissimo scalone dei morti. Scavato in parte nella roccia viva, lo scalone dei morti deve la sua denominazione alla presenza di antiche tombe. Alla sommità, un gioiello dell'arte romanica, il portale dello Zodiaco, opera, almeno in parte, del grande scultore Nicolò che vi scolpì il nome e che fu poi attivo nelle cattedrali di Piacenza, Verona e Ferrara. Un altro scalone in pietra sormontato dagli archi rampanti costruiti nel primo trentennio del nostro secolo a sostegno della parete della chiesa conduce all'altro portale romanico articolato in colonnine bicolori e alla chiesa abbaziale, solenne e maestosa, sostenuta per gran parte da quell'unico pilastro dello scalone dei morti. Questo straordinario monumento vedrà oggi pomeriggio la visita privata di Giovanni Paolo II. Il Santo Padre ripeterà, dal terrapieno che si affaccia a strapiombo sulla Valle di Susa, quella benedizione che San Carlo Borromeo impartì alla Valle di Susa e al Piemonte nel 1578. Ecco, ai piedi della sacca di San Michele oggi pomeriggio il Papa sarà accolto da due vescovi rosmignani che alla sacra hanno studiato da giovani: Monsignor Riboldi, vescovo di Acerra, in prima linea contro la mafia, la camorra; Monsignor Riva, vescovo ausiliare di Roma. Con Monsignor Riboldi e Monsignor Riva ci saranno i padri rosmignani che da oltre 100 anni gestiscono questo importante centro di cultura e di spiritualità all'imbocco della Valle di Susa. Intanto con le nostre immagini siamo tornati sulla piazza Savoia, ancora gremita di folla, e ancora il Papa distribuisce la comunione. Noi appunto stiamo guardando Monsignor Riboldi, vescovo di Acerra, che è già qui per la solenne concelebrazione con il Papa. Al suo fianco il vescovo di Ivrea, Monsignor Bettazzi e tutti gli altri vescovi del Piemonte, del Brasile, il delegato apostolico in Libia, il vescovo ausiliare di Ginevra e l'arcivescovo di Chambéry. Dopo la concelebrazione eucaristica e dopo l'Angelus che trasmetteremo in diretta, il Papa in forma privata andrà qui vicino nella cattedrale che abbiamo visto parecchie volte. Vediamo ora il metropolita di Torino, cardinale Salderini. Dicevo, il Papa andrà nella vicina cattedrale per incontrare i 62 sacerdoti della diocesi di Susa, 62 sacerdoti che gestiscono una sessantina di parrocchie, parrocchie importanti come Susa, Sestria e Bardonecchia, ma anche parrocchie di piccoli centri, di piccole comunità, Villardora, Almese, Rubiana, segno di una presenza capillare in tutta la valle, di un radicamento al tessuto sociale della vallata. Siamo ancora ritornati con le immagini dei fedeli che gremiscono la piazza Savoia. Ecco, l'altare, come abbiamo ricordato, costruito appositamente per questo incontro con il Papa. Abbiamo sentito come il tema dominante della lettura della liturgia di questa domenica sia stato la chiamata, cioè la vocazione. Vi ha fatto chiaro riferimento Giovanni Paolo II nella sua omelia. Alla base di ogni vocazione, la vocazione dei profeti, degli apostoli, di ciascun singolo credente, sta certamente il piano di Dio, il piano misterioso ed eterno dell'amore del Padre, che chiama alla realizzazione della salvezza in Cristo mediante lo Spirito Santo. E non è il caso a governare la storia, Dio ha il suo progetto, le vie di Dio non sono certamente le vie degli uomini, come i suoi pensieri non sono certamente i pensieri degli uomini.
e l'umanità avanza verso il suo compimento. Il centro unificatore di tutto è il Cristo. Il disegno del Padre infatti prevede di ricapitolare in Lui tutte le cose. In Lui il Padre ci ha scelti, in Lui il Padre ci ha benedetti, ci ha predestinati e ci ha redenti. E in Lui siamo divenuti eredi e abbiamo ricevuto il sigillo dello Spirito. Ed è Lui il punto d'incontro decisivo tra la generosa iniziativa del Padre e il bisogno di salvezza dell'universo. Egli, come ha detto Paolo VI, è il re del nuovo mondo. Egli è il segreto della storia, è la chiave dei nostri destini. Egli è il mediatore, il ponte fra la terra e il cielo. Per questo il cristiano non ha nulla di più caro del Cristo. Lo contempla con la tenerezza dell'amico, come l'apostolo Giovanni, sono sempre parole di Paolo VI, e lo segue con docilità nel discepolo. E tutta la sua vita, secondo la suggestiva indicazione di Paolo, si snoda tra questi due poli: il progetto d'amore del Padre e il canto di lode nel cielo. Ci ha scelti nella carità perché noi fossimo a lode della sua gloria. Dio quindi in ogni tempo invia sulla terra i suoi profeti, invia sulla terra i suoi apostoli, i testimoni del Vangelo. E anche oggi c'è chi lapida e uccide molti dei suoi profeti. Pensiamo a quanti profeti sono stati uccisi in questi anni, soprattutto nei paesi dove la nuova evangelizzazione, in missioni che già pagarono col sangue la fede, viene compiuta ad alto rischio. Oscar Arnulfo Romero, i 7 gesuiti trucidati nel Salvador, i cappuccini uccisi in Angola, il neocardinale cinese Ignatius Gong Piumei, vescovo di Shanghai, tenuto prigioniero per 20 anni. Sono soltanto i nomi emersi nella cronaca più recente. Preghiamo. Fortifica, Signore, la nostra fede con questo cibo di vita eterna, perché sull'esempio del Beato Vescovo Edoardo Giuseppe professiamo la verità in cui egli ha creduto e testimoniamo nelle opere l'insegnamento che ci ha trasmesso per Cristo nostro Signore. Nel momento in cui ci raccogliamo per la preghiera dell'Angelus, il mio pensiero va alla Madonna del Rocciamelone, augusta protettrice della vostra valle. La invoco insieme a voi, carissimi fratelli e sorelle, con le parole stesse del mio illustre predecessore, il Papa Leone XIII. O Maria, Gran Madre di Dio, candida più della neve, guarda con occhio benigno la tua Susa e proteggi, celeste patrona, i confini d'Italia. Così, con animo trepidante, mi unisco anch'io alla schiera innumerevole dei pellegrini che da ormai 5 secoli
salgono incessantemente verso la santa montagna, salgono recando nel cuore le angustie e le speranze della vita. Le depongo con fiducia ai piedi della Vergine. Maria ascolta silenziosa ed esaudisce la loro fidente invocazione. Dal suo trono di gloria e di grazie, la Madre di Dio protegge la Vallata ed assicura a quanti a lei ricorrono il suo tenero ministero materno. Cristo l'ha affidata sul Calvario all'Apostolo prediletto come madre. E Giovanni la scelse, la prese con sé, in casa sua. Anche la Chiesa che in Val Susa l'ha accolta nella sua casa. E si può dire che la storia del vostro popolo è strettamente e inscindibilmente legata alla Madonna del Rocciamelone, venerata come patrona e regina. Presso di lei la comunità cristiana ha trovato comprensione e soccorso nei momenti della prova, ottenendo dal suo patrocinio la forza necessaria per continuare nel pellegrinaggio della fede. Non si arresti mai questo cammino spirituale, anzi sia sempre più coraggioso e fedele. Fra poco, nella cattedrale, venererò il trittico della Madonna del Rocciamelone, che ho avuto la gioia di incoronare in piazza San Pietro il 24 settembre 1980, a 50 anni dalla sua prima incoronazione. In quell'occasione ebbi a dirvi: mi affido alle vostre preghiere davanti a questo trittico. Ve lo ripeto pure oggi. Nei pellegrinaggi alla vetta e all'altare del Rocciamelone, ricordatevi del Papa e del suo servizio alla Chiesa universale. Pregate. Pregate per la Chiesa e per il mondo, la grande regina del cielo e della terra, come amava chiamarla Monsignor Edoardo Giuseppe, oggi proclamato beato, perché si degni mostrarsi nostra vera madre con la forza del suo patrocinio, conservi pura la vita nel nostro viaggio all'eternità, dalla sua lettera pastorale del 1879. Je me tourne maintenant vers toutes les personnes de langue française qui se sont jointes à nous, notamment les fidèles du diocèse de Maurienne avec leur évêque. Je souhaite à ceux qui sont en vacances de profiter de ce temps de repos pour refaire leurs forces physiques et spirituelles, sans oublier le travail fourni pour tous ceux qui le reçoivent. Dans votre région, la beauté de la nature vous rappelle à chaque instant la puissance de l'action du Créateur, comme le dit le psalmiste, avant que naissent les montagnes,
que tu enfantes la terre et les mondes, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Que le Seigneur vous comble de ses bénédictions. Angelus Domini. Angelus Domini, nuntiavit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ciancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Ut dignificamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infundi, qui angelo annunciante Christi Fili Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam pro nobis Domini. Et lux perpetua luce a Teis. Fiescant in pace. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti oggi per la glorificazione del Beato Edoardo Giuseppe, che fu vescovo di questa chiesa segusina, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che nel beato Edoardo Giuseppe ha manifestato la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che nel beato Edoardo Giuseppe ci ha offerto un mirabile esempio di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Piazza Savoia trasformata in Piazza San Pietro per l'Angelus e la benedizione del Papa, mentre
tutti i fazzoletti lo salutano. Abbiamo sentito anche prima dell'Angelus un particolare ricordo per i pellegrini che sono venuti dalla Savoia, dalla diocesi di Chambéry, perché i genitori di Monsignor Rosà erano savoiardi, appartenevano a questa porzione della Chiesa francese. E nello stesso tempo il Papa ha sottolineato ancora una volta il ruolo e il valore del riposo, ha invitato i pellegrini ad un sano riposo, ricordando queste splendide montagne, queste splendide località. Il Vescovo di Susa aveva anche chiesto al Papa di trascorrere le sue vacanze, questa volta non in Val d'Aosta ma in Alta Valle Susa. Ci sono stati dei problemi logistici, ma certamente questa giornata domenicale è venuta incontro alle attese dei pellegrini piemontesi e di quelli venuti dalla Francia e anche dalla vicina Svizzera. Ed ora noi vediamo il corteo papale con i 30 arcivescovi, vescovi, due cardinali, avviarsi verso la piazza e quindi verso la sagrestia della cattedrale, dove ci sarà un incontro riservato con i 62 sacerdoti della diocesi di Susa, una diocesi con 70.000 abitanti, ma ricca di fede, ricca anche di impegni sociali, sull'esempio dell'Ottocento di Monsignor Rosà. Ecco, vediamo in queste immagini il Papa avviarsi verso la piazza con una grande partecipazione della folla che è qui sotto questo sole, peraltro non fortissimo, dalle 9 di questa mattina. C'è ancora il vento che fa veleggiare le bandiere di cui tutta Susa è gremita. Il Papa ora si avvicina verso la folla e probabilmente si incontrerà ancora con alcuni degli ammalati che già gli sono stati presentati all'inizio del suo ingresso in piazza Savoia. Ecco in particolare questo gruppo di handicappati assistiti dalle suore. Ci sono le suore terziarie di Susa, le suore giuseppine, molte congregazioni presenti oggi in questa porzione della valle. Ecco, mentre il Papa continua a salutare tutti i fedeli e si avvicina verso la cattedrale, noi ci accingiamo a concludere questa trasmissione in diretta dalla piazza Savoia di Susa per la beatificazione di Monsignor Rosaz. Grazie per l'ascolto da Attilio Monge, Benedetto Nardacci, Mario Berardi e buona domenica a tutti.